Io voglio essere naturalmente solidale con questa giornata, una giornata dedicata, è importante che sia nata questa attenzione speciale, ringrazio Luca Barbareschi per aver voluto con la sua fondazione mettere l'accento e la luce su questo tragico fenomeno. Penso che i tanti bambini e ragazzi che sono qui saranno sicuramente i nostri più preziosi alleati per far sì che ci sia attenzione, ascolto, che nessun bambino si senta solo. Penso che al di là di una giornata che è importante per quello che significa come valore che un paese esprime su questa materia, è molto importante, so che ci sono molte associazioni, il lavoro spesso non così conosciuto, eclatante, ma quotidiano, che educatori, associazioni, no profit fanno ogni giorno. Io sono fra coloro che tanti anni fa, i bambini non c'erano, erano nell'87, sono stata una cofondatrice di un'altra associazione abbastanza nota che è il Telefono Azzurro, e so che, che l'importante di queste iniziative è che ci sia poi una volontà grande di collaborare, di mettersi in rete con tutti per cercare ciascuno con la sua specificità di dare un contributo. Il mio assessorato all'istruzione e alla formazione, so che prima c'è stato il presidente Marrazzo, sta cercando di lavorare su due piani. Da un lato noi stiamo dando un grande sostegno alle scuole in rete per progetti di sostegno e di ascolto verso i bambini, anche in collaborazione con l'università e con psicologia. Stiamo lavorando molto anche sugli adolescenti. E poi abbiamo dato vita a un'iniziativa un po' particolare, un po' originale, con un sacerdote che assomiglia a Obama perché è nero ed è assolutamente pieno di energia, che si chiama Padre Jonas. Ed è dato vita a un movimento che si chiama i caschi gialli, un po' come i caschi ONU. Questo è più legato anche a prevenire forme di bullismo e di a volte violenza o anche come dire, un isolamento. Questo è un altro tema importante, che è lontano dalla pedofilia, sì, certo, però il bullismo è una cosa che molti di voi a scuola... A mio giudizio... Io ero piccolino. A 13 anni ero il più piccolo della classe, appunto, e ho sofferto da pazzi. Guardate che talvolta le due cose possono avere una cosa in comune: il bambino che non ha autostima, il bambino che non ritiene di essere degno di essere rispettato. E credo che ci siano molti modi oggi per abusare di un bambino, non è soltanto quella gravissima fatto che l'abuso sessuale, l'abuso psicologico, tra l'altro ci sono le forze dell'ordine che stanno collaborando molto per avere anche forme di intervento in questi casi delicati e attenti a non creare ulteriori traumi, ma io mi sono occupata per esempio con la regione, con la provincia di Roma e con molti operatori e con il Tetto Azzurro del caso di recuperare in qualche modo un minimo di civile convivenza, di solidarietà e di recupero della scuola, il ruolo della scuola a Rignano Flaminio, dove ci sono stati dei casi che ancora però sono sotto oggetto di decisione della magistratura, ma il dramma è quando si crea un tale conflitto che la scuola, i genitori, i docenti, i bambini non hanno più relazioni, siamo riusciti a ricucire in qualche modo una comunità. Quindi si può intervenire in tanti modi, come istituzioni sono fondamentali le associazioni. Faccio molti auguri a tutti a Luca Barbareschi per questa sua grazie. Iniziativa e a tutti voi. Grazie davvero. Grazie tantissimo.